Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 27 agosto 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, quella di oggi sarà una giornata che partirà con il piede giusto, mi raccomando cercate di non rovinarla. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione, vi porterà via molto tempo. Forse troppo. Mettetevi un freno. Siete sempre tra i protagonisti del momento, ma invitiamo a mettere da parte entusiasmi improvvisi anche per quanto riguarda il lavoro. Non possiamo escludere che voi siate anche arrabbiati o demoralizzati per un problema o un danno vissuto di recente, ma ci saranno le giuste intuizioni e siamo certi riuscirete a fare molto. Attenzione ai soci se ci sono spese da dividere. I vostri piani non hanno bisogno di segretezza, perché intorno a voi nessuno sarà capace di imitarvi, almeno non per il momento, poiché non dispongono delle capacità adatte e soprattutto dei mezzi e dell'esperienza necessari al caso. State per ricevere delle novità nella vostra vita, che miglioreranno la condizione economica, quindi continuate sempre a comportarvi onestamente, come avete fatto finora. Non tutte le vostre conversazioni intellettuali si tramuteranno in amore, ma una di queste vi colpirà e ve la porterete in mente per molti altri giorni. Chi è stato allontanato da un gruppo o da un'amicizia avrà la possibilità di tornare in scena alla grande. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 7, benessere, 8. Toro. Cari Toro, vi sentite fortunati e in forze, l'amore vi sorride e la luna pure. Per quanto riguarda il lavoro, molti colleghi vi prenderanno come punto di riferimento. Ottime notizie in vista. Piccoli conflitti di coppia possono essere superati già dal 5 settembre quando Venere sarà favorevole. Come abbiamo spiegato in altre occasioni, i nati sotto questo segno zodiacale non vogliono più vivere relazioni a metà, o dentro o fuori. Quindi ci sarà chi ha chiuso una storia ma anche chi ha definito per sempre il proprio rapporto sentimentale, non devono esserci ombre. Forse questa non è la giornata più adatta per discutere di soldi con qualcuno che vi è vicino o anche per questioni di affari. Le spese vanno affrontate con consapevolezza e con coscienza, senza esagerare. Cercate di essere meno frementi dal lato comunicativo, altrimenti le persone si spaventeranno. State tralasciando delle amicizie, non crediate di poterle interrompere e riprendere a vostro piacimento. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Gemelli. Cari Gemelli, vi attende una giornata leggermente sottotono, meglio rimandare eventuali discussioni in amore. Per quanto riguarda il lavoro, i vari impegni saranno in grado di distrarvi dai vostri pensieri. Ma scappare non serve a molto. Questa giornata apre con una luna favorevole, Mercurio entra in un segno amico. Le intuizioni valgono molto, e voi che siete il re della comunicazione, con il vostro segno governato da Mercurio, non dovrete fare neanche troppo per mettervi in luce. Non manca una buona dose di energia visto che da pochi giorni Marte si trova proprio nel segno. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato. Chi lavora, lo fa con gioia e guadagna. Delle risposte che stavate aspettando arriveranno e porteranno una ventata di allegria in voi. Novità positive in vista in campo sentimentale. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 8. Cancro. Cari Cancro, cosa c'è di meglio che trascorrere una romantica serata con il partner? Organizzate qualcosa, date spazio ai sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore risparmiate le forze, la nuova stagione riserverà grandi sorprese. Bene essere positivi, anche in vista della settimana prossima che vedrà la luna favorevole, ma non vorremmo che voi rimaneste vittime di ragionamenti che comportano un eccessivo pessimismo, perché ci troviamo di fronte ad una situazione generale che purtroppo ha comportato qualche ritardo soprattutto nel lavoro o qualche piccola amarezza. Tutto è stato da rivedere nel corso degli ultimi mesi. Non assecondate gli impulsi a spendere.
dovete ridimensionarvi, se non volete che vi siano mosse critiche in ogni campo. Dovete essere meno pretestuosi e più comprensivi con chi non conoscete e dare anche più fiducia a chi invece conoscete benissimo. Non fatevi turbare dalle tensioni in amore. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 8. Benessere, 7. Leone. Cari Leone, la luna è nel vostro segno, non fatevi sfuggire questa grande occasione. Per quanto riguarda il lavoro, la vita professionale sarà abbastanza movimentata, prestate attenzione agli sbalzi d'umore. Dal punto di vista astrologico non c'è nulla da eccepire. Luna nel vostro segno, Mercurio e Marte favorevoli, Venere che parla di amore, non solo siete protagonisti ma potete anche imporvi con le vostre idee che non sono affatto male. Ci sono delle giornate in cui la luce delle stelle colpisce in maniera più certa la nostra vita, e oggi vi rendete conto di quanto sia importante il vostro ruolo in un'azienda e in famiglia. In questo giorno, invece della solita routine, avrete l'occasione di sperimentare nuove sensazioni che vi toccheranno a tal punto da dimenticare per un poco tutti i problemi che vi attanagliavano. Non smettete di credere in qualcosa a cui tenete, solo perché qualcuno vi ha detto che non è realizzabile. Sarete particolarmente seducenti e affascinanti se appartenete alla seconda decade. Non siate egoisti, le persone che vi stanno accanto hanno bisogno di voi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 8. Finanze, 7. Benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, la vita va presa così come viene. Per quanto riguarda il lavoro, come l'amore, procede a rilento, ma una svolta ci sarà a partire dal mese di settembre che ormai è alle porte. La luna si sta avvicinando al vostro segno zodiacale, quindi non manca la consueta vivacità nelle faccende affettive. Possibili momenti di allegria in famiglia, il clima risulta tranquillo per quanto riguarda il lavoro. Le uniche dispute possono nascere nelle storie d'amore che già hanno avuto problemi a fine giugno. Non abbiate paura di apparire esattamente ciò che siete, se gli altri non si sono ancora accorti di voi, lo faranno presto senza bisogno di forzare le cose. Non rinunciate a conversare con coloro che vorranno esprimere la loro opinione su argomento che vi interessa. Le altre persone vi suggeriranno cose che non avevate considerato prima, e penseranno ad includere piccoli particolari che daranno un grande aiuto. Novità in campo professionale per le nate nella seconda decade. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, il pomeriggio di oggi sarà un po' sottotono per i sentimenti, ma tranquilli, ci sarà margine di recupero. Per quanto riguarda il lavoro, i professionisti indipendenti godranno di una svolta nelle prossime settimane. L'evento più importante di questa giornata è certamente l'ingresso di Mercurio nel vostro segno. Questo pianeta forma un aspetto molto buono con Marte, favorendo in maniera determinante le giornate di martedì 30 e mercoledì 31 agosto. Ne parliamo subito in modo da dare la possibilità di porre rimedio. Abbiate le abilità di capire il momento adatto per parlare ed esprimere il proprio parere. In questo periodo avete avuto le mani bucate e avete speso denaro fino all'eccesso. Una piccola complicazione si presenterà questo pomeriggio, ma sarete in grado di riconoscerla e affrontarla. I vostri sentimenti nella giornata di oggi potrebbero essere contrastanti e non corrispondere a quello che vorreste mostrare all'esterno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Scorpione. Cari Scorpione, l'amicizia, come l'amore, va coltivata, ma attenzione, non superate il confine tra i due sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, i colleghi vi stimano e vi rispettano, cercate di fare altrettanto. Non vi basta rimettervi in gioco, ora volete prendervi anche qualche piccola soddisfazione e c'è da dire che queste stelle prevedono un periodo di grande impegno e di grandi energie. Se avete in mente un nuovo progetto, potete farlo partire, ma in queste ore dovete guardarvi le spalle da reazioni troppo impulsive.
Avete bisogno di ordine e disciplina per riuscire ad adempiere a tutti i vostri impegni. Non vi precipitate a firmare solo perché volete dimostrare di essere degli esperti di finanza, siate umili e valutate al meglio. Le vostre capacità organizzative sono ai massimi livelli e state attenti ad ogni piccolo particolare. Le pene di amore fanno sempre soffrire, anche chi sembra più duro. In amore cercate di essere più comprensive. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 4. Finanze, 5. Benessere, 6. Sagittario. Cari Sagittario, l'amore è sempre il vostro pensiero fisso. Sempre. Anche oggi, 27 agosto. Ma alle volte bisogna distrarsi per vivere sereni. Per quanto riguarda il lavoro, continuano ad arrivare delle soddisfazioni importanti. Frutto del lavoro svolto nei mesi scorsi. Conviene anticipare i tempi, soprattutto se ci sono cose da chiarire e di cui dovete parlare. Questo perché la giornata di domani è sottoposta ad uno stress notevole, infatti sabato e domenica non saranno pochi il Sagittario che tenderanno ad annoiarsi. Se state pensando di investire, troverete qualcuno che vi consiglierà su come muovervi nel mondo della finanza. Non c'è più timore verso nulla, buttatevi a capofitto, con costanza e tenacia riuscirete a conquistare anche il mondo. In amore siete voi a gestire la situazione, dopo aver preso atto dello stato delle cose. Magari un regalo, oltre che un grazie, potrebbe essere un buon modo per far avere all'altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 8. Benessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, cercate di lasciare andare i pensieri negativi durante questa giornata di fine agosto. Basta, non fanno bene alla vostra salute. Per quanto riguarda il lavoro, la vita professionale non vi soddisfa completamente. Cercate una svolta. Un periodo di prospettive e rivincite chissà da quanto tempo stavate aspettando di mettervi in luce, nonostante le complicazioni non manchino vista l'avversità di Giove. L'esito delle battaglie personali che state conducendo dipende soprattutto da voi e dal vostro talento, ma in questo momento avete una grande capacità strategica e di azione. Sorvegliate le uscite economiche. Cautela nelle spese. Forse siete troppo presi da altro in questa giornata e la concentrazione vi porta talmente in altra direzione che il vostro partner non potrà fare a meno di accorgersene. In realtà a volte è il tempo a risolvere la maggior parte dei problemi, soprattutto quelli legati ai sentimenti, perché come si dice sempre, è la miglior cura e ci permette di vedere più lucidamente in seguito. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 5. Benessere, 6. Acquario. Cari Acquario, le cose vanno a rilento in amore, ma non preoccupatevi, è un buon segno. Presto tutto girerà e sorriderete. Per quanto riguarda il lavoro, la nuova stagione porterà diverse soddisfazioni. Questa Venere in opposizione parla di una giornata frenetica, simile a quelle che avete vissuto di recente. C'è una certa scontentezza nell'aria, potrebbe essere riferita all'ambiente di lavoro, alla famiglia, oppure semplicemente al caos che in questi giorni in qualche modo coinvolge la vostra vita. Qualche distrazione improvvisa potrebbe anche provocare dei danni. Se siete amanti della musica o della cultura, prendeteli come punti di riferimento, ai quali rivolgersi ogni tanto per evadere e non impazzire. Prima di prendere delle decisioni in questa giornata, cercate prima di considerare le conseguenze che avrebbero sulle persone a voi vicino. Nella giornata di oggi potreste risultare un tantino irritabili, quindi state alla larga delle persone quanto più potete. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 7. Benessere, 6. Pesci. Cari pesci, l'amore tarda ad arrivare, ma le avventure non mancano di certo in questo periodo dell'anno. Il lavoro vi stressa troppo, forse è il momento di dare una svolta. Cambiare vita.
Questo sole in opposizione provoca piccoli disagi. Crediamo che la maggioranza dei nati sotto il segno zodiacale dei pesci abbia vissuto questi ultimi giorni nella più completa confusione e con una visione poco chiara di quelle che saranno le prospettive di lavoro. Quelli di voi che sono più disponibili all'amore troveranno motivi di soddisfazione oggi, e potranno fare progetti importanti. Il vostro fascino e la vostra intelligenza sarà al culmine in questa giornata e vi sarà molto di aiuto per raggiungere un obiettivo da tempo focalizzato e mai messo in pratica. La vostra creatività in questa giornata sarà molto attiva e potreste sicuramente sfruttarla a vostro vantaggio. Qual è la ragione della vostra calma? Una grande conoscenza del vostro lavoro e la padronanza dei vostri mezzi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.